del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Caro confratello, cari fedeli, lunedì di Pasqua, festa altissima come la domenica stessa, noi non continuiamo a intrattenere in noi la gioia pasquale e anche, vediamo anche, per così dire, manifestazione esterna per anche la convivialità e il pranzo non solo di ieri ma anche di oggi. I malvagi odiatori di Dio e della sua creazione che oscurano artificialmente il cielo non ci tolgono la gioia pasquale. Sappiamo bene che al di sopra splende un magnifico sole e noi sotto questa cappa lo vogliamo fare risplendere nella gioia dei nostri cuori e giungendoci dunque alla gioia degli apostoli, delle pie e sante donne, nella gioia grata e penitente anche degli increduli discepoli di Emmaus, più tardi anche di Tommaso, la cui sì, incredulità, come vedremo in San Tommaso, è per noi di grande aiuto. Tutto è una istruzione, quello che Gesù Cristo ha voluto che gli evangelisti ci lasciassero per iscritto. E il grande sempre San Gregorio Papa, che rimette in risalto la trama, l'aspetto principale di tutto questo bellissimo avvenimento dell'incontro di Gesù Cristo con i discepoli di Emmaus e la pedagogia, se vogliamo, di Gesù Cristo nell'insegnare e insegnando anche con delicatezza, ma comunque anche con forza, il rimprovero. Stolti li chiama. E ci dice San Gregorio, ogni volta in questo lunedì di Pasqua lo rileggiamo con tanta ammirazione, che Gesù si rende irriconoscibile, come anche alla Maddalena, si presenta come il giardiniere, esternamente invisibile, dice, in proporzione alla cecità mentale di chi dopo la resurrezione lo ha di fronte, invece di colpo lo stesso Cristo si rende visibile e riconoscibile. In quale momento? Sì, nel momento nel quale spezza il pane e nel modo nel quale spezza il pane, ma non senza dimenticare che precede una azione di questi discepoli di Emmaus. Discepoli di Emmaus che erano increduli, discepoli di Emmaus che sì, avevano un sconfinato affetto per Gesù Cristo, ammirazione in quel senso umano, anche lo amavano, ma non credevano. E quando dicono delle donne, ce n'è raccontato che e chi va a credere a delle donne esaltate che nella isteria magari si inventano anche le cose, per quanto riguarda il giudizio della psicologia femminile e anche la prudenza e la distanza che loro prendono, a dire la verità, non per quello vengono rimproverati da Cristo. Vengono rimproverati perché non hanno riconosciuto in quello che dicevano le donne adempersi quello che tutte le scritture
hanno detto, e soprattutto adempiersi, o stolti discepoli, quello che io per 3 anni e mezzo di vita pubblica in continuazione vi avevo predetto. Dovrò soffrire, sarò messo a schernio, sarò battuto, sarò messo in croce, sarò morto, sarò sepolto e risusciterò il terzo giorno. Dunque, noi non avete la buona scusa di dire non credo a delle donne che parlano in stato di eccitazione, non avete la scusa, perché quello che le donne vi hanno detto anche in stato di eccitazione va bene, ma era quello che io vi avevo detto, dunque voi dovevate credere. E perciò vi rimprovero, stolti e tardi e lenti di cuore che siete. E inizia a spiegare tutta la Sacra Scrittura, un po', ricordiamolo, quello che abbiamo fatto sabato notte. Le 12 profezie, praticamente, è come un riassunto, un trailer di tutto l'Antico Testamento, dove le puntate le più importanti sono date. La creazione, il diluvio, la cattività in Egitto, la liberazione con Mosè, la cattività in Babilonia, poi la profezia di Daniele, profeta, che perfino Dio si abbassa a dare precisioni matematiche di quando arriva, e dice esattamente 500 anni prima che ci sono, dà anche le circostanze di luogo, di tempo, la circostanza politica, cosa sarà e non sarà quando arriva. Ebbene, tutto questo il Cristo, camminando, dice loro, col seno del poi, loro dicevano, ma quanto ci bruciava il cuore, quanto eravamo infiammati da questi discorsi. Però il Cristo non lo riconoscevano. E con tutto che erano entusiasti e infiammati da quel discorso, erano lo stesso rimproverati per incredulità e lentezza di cuore. Dunque, cosa fa sì che di colpo loro lo riconoscono? E ci dice San Gregorio, vuoi conoscere Gesù Cristo? Vuoi capire quello che odi da Lui? Ebbene, sbrigati ad adempiere con il fare delle opere che hai udito sentire da Lui che devi fare. E sì, loro erano in cammino, si ricordavano della legge, la legge che non ordinava solo la ospitalità, ma ordinava la legge antica di costringere il pellegrino a venire. Non, guarda se vuoi, fermati pure no, vieni assolutamente, fermati. Un po' come l'ospitalità, però oggi in Medio Oriente, anche un po' nel Meridione, c'è questa bellissima ancora modo proprio pressante di invitare, di essere ospitale, una cosa che in gran parte del mondo è andata persa. C'era una volta esisteva proprio il culto dell'ospitalità anche in queste zone, anche in altri paesi, anzi si apparecchiava la tavola e si metteva sempre un posto in più perché era già previsto per il povero che passa, che viene portato dentro e non deve aspettare che gli si metta un piatto in più, è già pronto, siediti e mangia. Dunque questa bellissima, questo bellissimo precetto dell'Antico Testamento, quello gli discepoli di Emmaus adempiono, fanno. E questo bastava che il Cristo si desse a riconoscere. E ci dà questa grandissima lezione che San Paolo riassume quando dice ai Romani, non siamo soltanto degli uditori della legge, giusti presso Dio, ma dei fattori della legge, affinché siamo giustificati. Perciò dobbiamo fare, operare, quello che Dio, Gesù Cristo, ci comanda, e il primo fare è l'atto di fede. E questo atto di fede si è vivo e animato dalla carità,
è un atto di fede e di carità. Ce ne dà l'esempio San Pietro, è un caritevole, amorevole, continuo piangere la propria miseria, il proprio peccato, pianto di dolore che è al contempo pianto di gioia per la remissione del peccato ottenuto, per la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, applicata a noi al momento del battesimo. E se avessimo perso di nuovo quella vita ridata al confessionale con una semplicissima assoluzione? Questo è dunque il fare che Gesù Cristo vuole da noi per darsi da riconoscere. Quanto, cari fedeli, possiamo qui meditare, imparare e anche meditare sulla situazione attuale. Quando si dice, ma nella vicinanza, gli amici, anche magari in famiglia, si parla, si spiega tutto, si è analizzato tutto e pertanto la gente non capisce, come si suol dire. È un grande mistero, però un mistero della grazia. E per quanto il mistero è grande, tanto anche è grande perché poi si concretizza in semplicissimi atti di fede, di speranza, di carità, di umiltà, di confessione dei propri peccati. Poi il grandissimo mistero diventa una cosa semplicissima. Vado là, mi ginocchio, benedite Padre perché ho peccato, ho ucciso 3 persone, benissimo, fai la benedizione, assoluzione, e il grande mistero è fatto. Incredibile, è un grande mistero questo. Come anche che tutta questa redenzione, questa liberazione dalla morte eterna succede su un neonato con un po' di acqua versata. Ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fatto. Un'azione di una semplicità incredibile. Infatti ci vuole veramente una grande malizia, un grande odio di Gesù Cristo, un grande odio della sua redenzione e dei suoi sacramenti, di amministrare questi sacramenti a proposito, senza seguire quello che Gesù Cristo, gli Apostoli e la Chiesa hanno stabilito. Grande mistero anche quello. Ma vedete, noi prendiamo dunque esempio da questo grande Vangelo del lunedì di Pasqua e ci vogliamo sforzare nella giusta e legittima rilassatezza di questa gioia pasquale dopo il digiuno, a non dimenticare la necessità di eseguire le opere che il Cristo ci ha chiesto. E per fare questo dobbiamo imitarlo. E se lo esaminiamo, vediamo che una grande parte della sua vita, la più grande parte della vita, Gesù Cristo l'ha consacrata al Padre. È venuto a farsi uomo per noi. Ma una volta che si è fatto uomo per noi, come uomo ha consacrato la più grande parte della vita al Padre. Insomma, ha vissuto 33 anni, 33 anni e mezzo, quello che è. Ebbene, di questi 33 anni, solo 3 è andato fuori a fare lavoro al pubblico. 90% è rimasto in ufficio a fare solo le carte, per dire. 90% del tempo Gesù Cristo è rimasto a casa. 90% del tempo è rimasto a casa con i suoi genitori, a fare l'artigiano, a sudarsi il vitto quotidiano, non facendosi vedere, non manifestando neanche col miracolo la sua divinità. Un piccolo flash, sì, a 12 anni, per mettere già la direzione di tutta la sua operazione, ma poi subito ai suoi genitori per 30 anni. E quando faceva la vita pubblica, in quel tempo là,
di 24 ore di giornata, le 8 consacrate al sonno, e in gran parte le consacrava a pregare a Dio da solo sulla montagna, e poi il resto del tempo era solo in giro a guarire malati e predicare il Vangelo. Cioè, vuol dire veramente che se noi in saggia prudenza non ci togliamo il sonno, ma soprattutto in questi tempi dove il sistema nervoso è anche un po' indebolito, gli diamo bene le sue 8 ore al corpo asino affinché riposi sulla paglia, ebbene rimangono 16 ore di tempo. E allora, se di queste 16 ore io dico, voglio anch'io fare atto di preghiera per cortesia pubblica, come il Cristo ha fatto vita pubblica, prendo 10% di 16 ore, è un'ora e mezza, sono quasi 2 ore. E noi andiamo la sera a dormire, non che ho fatto, sì, no, a Corona non sono riuscito a dirla, perché avevo tanto da fare. Ma che razza di cristiani siamo? Un cristiano che è battezzato in Gesù Cristo, che è in Gesù Cristo, che deve vivere in Gesù Cristo, non riesce in una giornata a dedicare quell'ora e passa a Dio? E la Santa Vergine ha tanta comprensione per il genere umano, soprattutto dopo essere stato, per così dire, preso nella morsa di una industrializzazione di cui il lodevole progresso è largamente superato da una tremenda schiavizzazione dell'essere umano, che è diventato non un animale ragionevole, ma una bestia da somma, sommerso in sempre più lavoro, portando sempre meno ricchezza, avendo sempre più soldi in tasca che valgono sempre meno. E allora la Madonna, avendo già nel 1830-1870, quando iniziava questa danza infernale di un cosiddetto progresso, ha detto, almeno pregate il rosario. E il vero rosario sarebbero 3 corone. E arrivo sì e no a 40 minuti. E ho l'impressione di aver fatto una grande cosa grandissima. Però dovrei passare anche 1 ora e mezza a pregare. La nostra civilizzazione cristiana, che noi oggi tanto amiamo, che vediamo tanto in pericolo da religioni altre nocive, eccetera, l'hanno fatto i monaci. I monaci lavoravano 8 ore, dormivano 8 ore e pregavano 8 ore al giorno. Facendo questo hanno inventato il gioco, hanno triplicato la produzione del frumento in Europa, hanno permesso che la popolazione potesse triplicare pregando 8 ore al giorno. E noi risorti in Gesù Cristo facciamo fatica a casare una corona detta magari in fretta, in macchina, salendo, uscendo, pensando a tutte altre cose, totalmente distratti. Povero. Che dunque questo lunedì dell'angelo sia per noi una resurrezione, come lo era per i discepoli di Emmaus, che sono finiti in incredibile gioia, ma non dopo essere stati fortemente ripresi da Gesù Cristo, stolti di cuore. Ma hai capito che devi fare quello che Cristo ti ha detto, fare le tue preghiere, praticare i sacramenti, applicare il tuo cuore, la tua attenzione alle cose, affinché tu ti infiammi a quello che è scritto nel Messalino.
Abbiamo tutti bisogno del computer con tutti i programmi, con tutti i software, perché devo fare Excel, devo fare questo, devo calcolare. Poi vado in chiesa e non ho il testo sotto gli occhi di quello che si sta dicendo. Sto là, guardo. Stolto. Stolto. Sto là, guardo in aria. Gutenberg ha inventato 500 anni fa un bene ben superiore ai software, perché quelli scompariranno. La lettera stampata è Messalino, di qua. Leggo il Vangelo di San Luca, l'Epistola di San Paolo. Anno per anno, domenica per domenica, penetra, entra, mi forma, mi farà pensare, mi farà dire con i discepoli di Emmaus, ma che cosa si muove quando io leggo queste cose? Mi viene come una nostalgia incredibile quando sento questi angelici canti, questa liturgia, qualche cosa si fa in me, benissimo. È Dio che sta soffiando sulle bronze della tua carità, però metti il tuo anche affinché sto fuoco si incendia e passi all'atto, all'opera, a bruciare, a devorare il vecchio Adamo attraverso le opere di preghiera e penitenza per essere un fuoco acceso. E sappiate, sicuramente, se Dio permetterà, e lo speriamo, che questo grande tempo di apostasia cessi e ritorni un tempo di, come ce lo è anche predetto, di grande timore di Dio, passerà solo attraverso le singole anime che nel loro intimo si infiammano per la fede nella quale sono state battezzate, a tal punto di viverne. E questo, cari fedeli, ulteriore grande augurio per noi tutti in questo lunedì dell'angelo, che sgridati come i discepoli di Emmaus possiamo tornare a casa felici come loro dopo aver costretto Gesù Cristo a entrare nelle nostre anime e a prendere possesso e mangiare con noi. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ridoi unum ad Deum.